Qualcosa a questo casinone? Il gol, penso sia mancato il gol, penso comunque che la squadra abbia giocato bene, abbia creato. Abbiamo, se non sbaglio, una sola ripartenza alla fine dove è stato bravo Francesco Bardi, dove penso che sarebbe stata una grande beffa, però prendiamoci questo punto e sicuramente siamo in crescita. Beh, un po' abbiamo sofferto però il loro continuo girare la palla, quello che ha creato un po' di qualche problema, cioè Trenato forse si è perso più di qualche pallone. Ma la voglio rivedere così, però a caldo penso che abbiamo sofferto il loro giro palla per 10 minuti totali in tutta la partita. Poi però siamo stati lì, cioè non abbiamo subito grandi azioni, grande cosa da parte del Pisa. Loro erano aggressivi all'inizio e dopo un po' hanno allentato la tensione perché non potevano pressarci per 90 minuti e noi abbiamo cercato di giocare e ci è mancato solo il gol. Matteo, alla luce di un secondo tempo giocato nella metà campo del Pisa, salvo qualche rara occasione dei toscani, quanto è grande il rammarico di questo esercizio? Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Lo so, tutti vorrebbero vincere in casa e era anche la partita giusta per farlo, però vediamo anche, non c'è un avversario che era organizzato, che era messo bene in campo e comunque sta facendo il suo campionato agli stessi punti nostri, quindi non è che sia una squadra malvagia, anzi tutt'altro. Quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno. Matteo, la fatica di Modena ha condizionato secondo te la prestazione della squadra? Vabbè, c'è stato qualche cambio, però ripeto, penso che abbiamo cercato di spingere fino alla fine, quindi non è che abbiamo subito, siamo stati là perché eravamo in debito d'ossigeno, siamo stati abbastanza brillanti oggi rispetto anche a Modena, quindi stavamo bene. Vediamo nella partita col Verona. Ecco, adesso si va a Verona, partita difficile, anche se il ricordo dell'ultima trasferta fatta a Verona è positivo, però esatto, però una squadra, il Verona, che piano piano sta prendendo una propria fisionomia. Oggi addirittura è andata a vincere 2-1 sul campo della Spalla a Ferrara, 3-1 scusa, sul campo della Spalla, un campo difficile contro una squadra che stava facendo bene. Sì, vabbè, Verona è una delle candidate alla vittoria, è inutile nascondersi. Ha mantenuto gran parte dell'organico della passata stagione, che già di per sé non era assolutamente malvagio. L'anno scorso è stata un'annata un po' particolare per loro, quindi sono un'ottima squadra. Noi dobbiamo recuperare le forze e andare lì e giocare come abbiamo fatto a Carpi, come abbiamo fatto oggi. Ecco, un Frosinone che esce ancora una volta nella ripresa, questo è una vostra scelta oppure è merito degli avversari? No, non è una nostra scelta assolutamente. Comunque ci sta che all'inizio le squadre sono aggressive e si perde un po' di qualità, si perde un po' di bellezza del gioco appena le squadre si cominciano ad allungare. Comunque noi fino adesso nelle seconde parti delle partite siamo meglio delle altre, e Frosinone va meglio.